Dopo oltre un mese di digiuno, la nocerina ritrova il successo. Vittoria meritata per i rossoneri, che al 9 di Angri superano un Real Pontecagnano in crisi di gioco e risultati. Mister Criscuolo cambia poco rispetto alle ultime uscite. Ancora 4-4-1-1 per i Molossi, con Della Femina a supporto dell'unica punta Santaniello. In difesa a destra c'è Diletta, che sostituisce lo squalificato Arena. Un'assenza anche in casa Real. Manca per squalifica il bomber Lauro. In avanti c'è l'ex Picariello a supporto di Volzone. Gara su ritmi non altissimi in avvio. Le squadre badano soprattutto a coprirsi e producono poco in fase offensiva. Il primo tentativo comunque è di marca rossonera. Ci prova Della Femina che sfrutta un impallo favorevole ma calcia alto da buona posizione. La risposta del Pontecagnano è affidata a Picariello, ma la sua conclusione dalla distanza non mette paura a D'Antuono. A metà frazione i rossoneri perdono Iommazzo per infortunio. Al suo posto entra Senatore. Poco dopo i Molossi sfiorano il gol. Santaniello riceve un pallone difficile, lo lavora bene, ma conclude debolmente addosso a Mazza. Gli ospiti ci provano su palla da fermo. Angolo di Alfano, tocco al volo di Russo e sfera alta sulla traversa. Nel finale di tempo l'episodio che sblocca il match. Conclusione di Della Femina, tocco di mano di Parisi e calcio di rigore per i rossoneri. Dal dischetto si presenta Galdi che spiazza Mazza e porta in vantaggio i suoi. Sulle ali dell'entusiasmo, la nocerina sfiora anche il raddoppio prima del riposo. Della Femina prova la botta da lunga distanza e la sfera sibila vicino al palo. In avvio di ripresa, Mister Villecco manda dentro Carbonaro per Guerrera. Il cambio però non rivitalizza gli ospiti, che si fanno male da soli. L'estremo difensore Mazza esce male. Della Femina gli soffia il pallone, lo supera ed insacca nella porta vuota. L'11 ospite accusa il colpo, la nocerina prova ancora a colpire. Santaniello cerca la porta dalla distanza, Mazza è ancora incerto, ma la pala finisce di poco a lato. Sembra tutto facile per la nocerina, ma l'imprevisto è dietro l'angolo. Ferraioli, da poco ammonito, commette un ingenuo fallo e si guadagna il secondo giallo ed il conseguente cartellino rosso. In superiorità numerica, il Pontecagnano prova ad alzare il baricentro. Carbonaro va alla conclusione dal limite, ma D'Antuono blocca facilmente. Poi è Alfano a cercare la botta dei 25 metri, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta. Sono le ultime emozioni del match. Nel finale la nocerina controlla bene e porta a casa con merito 3 punti fondamentali per la sua classifica.